Ciao a tutti, nuovo appuntamento col nostro Let's Play di XCOM 2 War of the Chosen. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto nuovamente lo stregone nell'ambito di una missione di rappresaglia, quindi abbiamo prestato soccorso ai civili di uno degli avamposti della Resistenza. Prima di proseguire nel nostro Let's Play, vorrei reclutare gli ultimi soldati che restano della mia riserva personaggi e chiudere così il discorso. Quindi Viviana Ricci, Gianluca Nixaminas Nicosia e Alfredo Lalo Salamanca. Ok, adesso nel roster abbiamo tutti i soldati ispirati ad amici miei o personaggi a me cari. L'unica eccezione sono i due granatieri Walker e Golubeva. Quindi, come avevo già detto in precedenza, terremo solo i soldati creati da me. A breve congederemo invece Walker e Golubeva. Come soldati, datoci dal gioco, terremo solamente, ovviamente, quelli delle fazioni. Il guerrigliero killer e il templare shock. Il soldato della terza fazione Venom invece è ispirato a me stesso, quindi non rientra nel discorso. Va bene, andiamo avanti. Olà. Wow, a meno di 24 ore dalla scorsa missione, ce n'è un'altra in arrivo. Missione di soccorso richiestaci dal nostro Mister X, il personaggio misterioso che dai piani alti dell'Advent ci supporta. Ok, dobbiamo salvare uno scienziato e avremo anche 76 dati di ricompensa. Non abbiamo. Non abbiamo una situazione di squadra proprio agevole perché abbiamo un sacco di soldati feriti o stanchi. E mi sa che dovremmo portare davvero tre tiratori scelti. Una cosa che non faccio mai. Solo per alcune missioni ne porto due. Ma di solito ne porto sempre uno. Va bene, dovremmo fare una partita un po' più particolare, vediamo. Loro sono a posto, allora a questo punto a Maga daremo una granata a frammentazione, la flashbang la daremo a uno dei tiratori scelti novizi, diamola a Dottor Save, mentre a Pupi daremo il fucile con 5% in più di mira. Ok, mi sa che non abbiamo altro da ottenere dalla formazione della squadra. Andiamo. Sarà una partita un po' strana. Sky Ranger, partita. In posizione per lo sbarco. Questo fatto di avere tre tiratori scelti ci condizionerà notevolmente nell'approccio tattico alla mappa. Tra l'altro due sono proprio dei novizi, un caporale e un soldato semplice. Non sarà facile. Dobbiamo intervenire per un'estrazione di emergenza di un VIP che lavora per la Resistenza. Il portavoce ci ha dato le coordinate, ma il resto dobbiamo farlo noi. Trovatelo e portatelo al sicuro. Non occorre dirlo, eliminate tutte le forze nemiche.
Allora sicuramente sarò obbligato a portarli in alto per massimizzare le loro capacità di mira, che allo stato attuale è una statistica molto bassa per loro due. Già Maga è più avanti. Dovremmo muoverci con molta circospezione, questo può essere un problema perché comunque questo tipo di missioni presenta un limite di turni. Dovremmo avere 12 turni per completare l'estrazione di tutta la squadra e del VIP. Mena sono 5, coordinate in arrivo. Recuperate il VIP e procedete al punto di estrazione. La Advent sa già della nostra presenza, quindi la vostra posizione di estrazione non sarà occultata. Allora, dunque, da qui possiamo salire. Muoviamoci con i granatieri. Tired of waiting around. We've got Advent here. Ok, abbiamo subito beccato il primo pod. Non posso non usare. Vediamo se riusciamo a prenderli tutti e tre. Credo di no. Lanciare, lì c'è un... credo sia un purificatore. Attaccherò lanciare purificatore. Vediamo anche di rompere i ripari. Bene. On your order. Dobbiamo usare un'altra granata per spaccare i ripari. Vediamo se riusciamo a usare i cecchini senza farli muovere in modo da sparare colpi più pesanti col fucile anziché con la pistola. Ok, li abbiamo comunque scoperti i nemici. Dottor Save, allora vediamo intanto dove sono messi. 79 e 79. Sono tentato di andare avanti e usare la pistola. No, facciamo una cosa. Con Maga. In effetti con Maga. Diamo una botta al sectoide. Va bene. Purificatore e sectoide. Facciamo fuori il sectoide. C'è qualcosa qui. Ok. È morto. Per forza, dai. 83. E se vado avanti? Non siamo vicinissimi con la pistola. 83, 81. Bene, pupi. Preso. Lui non vede. Dobbiamo avvicinarlo. Confermo. Con la pistola. Ok. Nemico a terra. Ok. Portiamo avanti. Bene, siamo usciti.
Ma certo! Sto di guardia. Abbiamo fatto già le prime due kill con i due novizi. Questo è buono. Avanziamo sempre con i granatieri. Raccogliamo il nucleo dell'Aerium. Andiamo con Attila di... Dobbiamo guadagnare quest'altezza. Facciamo una cosa. Via, via, via! Non esageriamo. Ok, portiamo tutti i cecchini. Vediamo Maka dove arriva. Sono troppo indietro per salire. Ok, allora. Ok. Heading out. Moving to Overwatch. Mi muovo. Forte e chiaro. Siamo un po' scoperti. Lui teniamolo qua. Allora, vediamo se sopra c'è qualcosa. Nessun problema. Ok, guadagniamo terreno. Qui ho troppa paura. Ok, mi muovo. D'accordo. Ricevuto. A questo punto salirò con tutti. Double time. Portiamo su anche il VIP. Affirmative. Vediamo se spottiamo qualcuno. Avete sentito? Ok, sono da quel lato. I'm on it. Eccoli. We've got advent here. Un brutto pod. Vediamo che succede, vediamo se salgono. Bene, benissimo. Va bene. Questo ci consente di non...
di non esporci troppo. Allora lì c'è un sectoide, però il sectoide è l'ultimo dei miei pensieri. Allora con lei vediamo. Fagli male. Va bene, 5. Noi mettiamolo qua. Allora, con la nostra avviciniamoci il più possibile per massimizzare la mira. Madonna, ne sono tre. Andiamo di pistola. Preso. Bene. Allora adesso dobbiamo far fuori il... granata, ok, usiamo la granata. Affermativo. Ho una sorpresa per te. Ok, adesso ci resta quel sectoide, è lì. Non mi posso esporre. Si può fare. Però userò la granata. Per togliergli copertura. Forse non l'ho preso, sai. Vediamo. Ah, non l'ho preso. Ok, controllo mentale. Controllo mentale. Menas 1-5, attenzione! Dei caccia nemici stanno convergendo in zona. Firebrand ha poco tempo per l'estrazione. Okay, andiamo con Maka. Qui. Mi fido. Purtroppo devo farlo scendere. Thank you.
Vediamo. Facciamo una cosa. Vorrei risparmiare. Let's do this. Vorrei risparmiare il. Il colpo gratuito di pistola di Maka. Vediamo Pupi se arriva, sì. Quindi siamo tutelati, se Maka sbaglia il colpo da 3. Non voglio usare mani fulmine, perché lo voglio tenere pronto per l'ultimo pod. Fai un critico, ma che palle. Ok, dobbiamo scendere anche con Pupi. Anche se in realtà non voglio perdere l'altezza con i cecchini. Come no? Andiamo con Davide. Cosa ti aspettavi? Ok. Allora, guadagniamo qualche metro, anche se in realtà non cambierebbe niente. Lo aspettiamo qua. D'accordo. Raggiungo la posizione. Fatevi sotto. Moving to position. Got it covered. Ok, con lui guadagniamo metri. E mettiamolo al riparo. Abbiamo 7 turni. Allora facciamo un turno, allora con Maka saliamo. Ora risaliamo qui. Ok, Walker non ha la ricarica gratuita. Allora ricarichiamo. Mi muovo. Proviamo a fare un protocollo di scansione. C'è un pod lì su. Dunque, dove sono? Sono dentro. Vediamo se riusciamo a capire cos'è. Un lanciere sicuro, un purificatore e credo un ufficiale. Allora, in realtà se noi ci mettiamo qua non ci dovrebbero vedere. Qui ho un po' paura perché c'è la finestra. Ricevuto, mi muovo sull'obiettivo. Ok. Mi muovo. Anche se abbiamo quella tettoia sotto che non mi piace. Affermativo. Sono in allerta. No, ma non ci possono vedere da qua. On the move.
Covering now. Stanno uscendo dall'altro lato. Ok. Allora. Allora, si sono piazzati qui. Potrebbero vederci. Ok, qua siamo coperti. Allora, scendiamo anche con... Ma in realtà... aggrederei anche questo lato. Sperando che non ci vedano dalla finestra. E che cazzo. Vabbè, tutto sommato abbiamo... la squadra piazzata forse bene. E comunque abbiamo ancora due granate da usare. Vediamo se riusciamo a fare un plane qua. Forse per lei è più facile. Beccarli entro tutti e tre. Sì. Throwing grenade. Ok. Proviamo a fare le kill. Poi i novizi. Va bene. Nemico a terra. Va bene. Uccisione confermata. Cosa c'è lì? Mi metto al sicuro. Frag out! Va bene. Ottimo. L'ho preso in pieno. Portiamo il VIP a distanza di estrazione. Ma certo. Ci sono torri. Torri di controllo. Strano. Monto la guardia. Bene, estraiamo il VIP.
quello non ce la fa perché c'è. Moving to position. Stiamo attenti. Bene. Obiettivo primario. Scatto. Forse ce la facciamo in questo turno. Me ne vado. Sono già lì. Addio. Andrò 1-1 perché non vorrei che ci sia un altro pod oltre l'isolato. Quindi se vado troppo avanti all'interno del recinto di estrazione, del perimetro di estrazione, rischio di non farcela. O con il rischio di spottare più che altro un eventuale gruppo di nemici. Avvio. Ok, con Golubeva non arriveremo a... On it. All'estrazione. On the move. Mettiamoci al riparo. Ok, adesso possiamo andare. Tired of waiting around. Let's go. On your order. Just in time. Wow. Beh, è andata bene. Mena sono 5, stato confermato, missione compiuta. Abbiamo fatto una missione perfetta. Devo dire, abbiamo attaccato bene la mappa. Tutto sommato era anche abbastanza congeniale al combo di soldati che abbiamo schierato. Se si riesce a portare bene in altezza i cecchini, anche se non hanno skill avanzate, hanno sempre la loro utilità. I nostri nemici tramano nell'ombra per distruggere tutto ciò che fin qui noi abbiamo costruito e fare precipitare la terra nel caos che caratterizzava il vecchio mondo. Soltanto uniti nell'amore degli anziani potremo avere la meglio, costi quel che costi. Perdonatemi, inavvertitamente ho dato una botta al microfono. Beh, una configurazione della squadra un po' particolare, con tre tiratori scelti, due tra l'altro alle prime armi. Però siamo riusciti a gestire bene l'aspetto tattico, il modo di stare sulla mappa. Ho giocato in modo molto conservativo, non ho rischiato praticamente nulla. Il fatto di aver potuto sfruttare le posizioni sopraelevate ha fatto la differenza, ovviamente. Ma sapevo già. È anche una perdita, comandante. Spero che tutte le missioni vadano così. Sapevo già che con questa squadra avrei dovuto giocare in quel modo. L'unica cosa che un po' mi lascia perplesso è il fatto che Pupi con tre uccisioni non abbia
preso la promozione, va bene comunque. Altri soldati stanchi, speriamo ci diano un po' di tregua, che abbiamo recuperato il nostro scienziato. Oggi avete inflitto un duro colpo ai piani degli alieni, comandante. Sta svolgendo un lavoro eccellente. Raccogliamo anche 76 dati. Ancora riduzione di tempi di ricerca. 17% non è male. Guardiamo poi il roster. Non abbiamo squadra praticamente, abbiamo solo le... È attraversato da flussi di energia psionica. I templari in grado di controllarla sono capaci di imprese al di là del potenziale di un semplice essere umano. Una volta cacciati gli anziani, ne potremo sfruttare il potere. Non abbiamo squadra. Allora, Golubev e Walker le mando a casa a questo punto. Non prima di essermi fatto restituire le armi potenziate. Le mando a casa perché comunque hanno 10-11 giorni di stanchezza da recuperare, quindi... Sistemiamo il roster una volta per tutte. Buona vita a Walker e a Golubeva. Bene, adesso abbiamo tutti stanchi e feriti fondamentalmente, tranne le reclute e Scudero. Ah no, c'è anche Dr. Save. Però abbiamo il recupero 1, 2, 3, 4, 5. 5 soldati nell'arco di 3 giorni, quindi... Visto che abbiamo fatto 2 missioni in 24 ore del gioco, penso che per un po' saremo tranquilli, avremo il tempo di recuperare. Diamo un'occhiata all'Avenger. Continuano le costruzioni degli scavi. Andiamo avanti. Ancora dati. E aumenta l'introito del territorio, allora... I miei fratelli si sono persi perché hanno lasciato che le loro ambizioni prendessero il sopravvento, che li accecassero. Il loro fallimento dimostra che solo io, il vero prescelto, posso aspirare al trono di dominatore del nuovo mondo. Comandante, se vogliamo ostacolare i progressi degli alieni sul progetto Avatar... Dovremmo attaccare uno dei loro complessi il prima possibile. Eh sì, dobbiamo cominciare a pensarci a questa cosa. Nel frattempo... Andiamo a vedere un attimo al mercato nero se ci sono pezzi utili. Il mercato è aperto. Ripetitore avanzato mi gasa parecchio. Per 30 dati. Mirino laser avanzato. Caricatore stesso avanzato. Questo sarebbe da fare. Abbiamo 212 dati. Più una voce alla resistenza con altri dati. Potremmo investire 80 dati in questa roba. Tra poco avremo le armi magnetiche, quindi doppio slot di potenziamento sulle armi. Ok, va bene. Abbiamo un sacco di cose. Riserve, dati, scienziato. Ah, scienziato volevo fare. E introito del territorio. Facciamo scienziato. Nuova rotta per l'Avenger.
E poi valuteremo se raccogliere dati o completare il... il contatto. Munoz si è ripresa. Franco Russo si è ripreso. La loro ribellione alla volontà degli anziani gli è costata la vita. Gli dei non perdoneranno i loro peccati. Prescelto ha avuto un bel boost nell'acquisizione. Farebbero di tutto pur di trovarla, comandante. Persino distruggere interi campi di sostenitori della resistenza. Dobbiamo proteggerli a ogni costo. Allora, ci manca un giorno per le armi magnetiche. È veramente una beffa che questa operazione di guerriglia si sia presentata adesso. Io proverò a perdere tempo. Vediamo se riusciamo a fare scorrere il tempo. Andiamo alla base dei meditori che... Impostazione rotta per il corridoio dell'Asia occidentale. Maledizione. Cambierebbe tutto se avessimo le armi magnetiche. Ottantaquattro dati. Contrastiamo l'evento oscuro vigilanza che aumenta il raggio di rilevamento di tutti i nemici. Poi abbiamo recuperato un bel po' di soldati. Granatiera. Ranger. Diamo continuità, visto che Maga è... Visto che Maga è stanco, diamo continuità ai due cecchini. Allora io a questo punto però vorrei... sistemare un po' le armi, allora... Pupiamo un po' meno mira, diamole fucile più... il fucile col potenziamento più alto. Diamo anche a lui il fucile con la mira potenziata, l'arma pesante più che altro. Allora, il fucile a pompa. Potenziamo. Rigatore esteso avanzato, ripetitore avanzato. Mirino, ripetitore, rigatore esteso. Allora potenziamo
di un livello il critico su questo. Quindi adesso diventerà critico 10. E il colore passerà ad arancione, in quanto arma potenziata con upgrade di secondo livello. E potenziamo anche il ripetitore qui, da più 5% passiamo a più 10% di kill istantanea, di possibilità di kill istantanea. Quindi insta kill 10. Abbiamo anche il colore, anche in questo caso. Simulazione di combattimento, cosa abbiamo? Condizionamento, un punto vita in più. Per adesso non lo assegnerò. Ok, modifica. Anche qui caricatore esteso, metteremo caricatore esteso avanzato, potenziamento di secondo livello, quindi più due colpi anziché uno. Round 2. Colore arancione. Questo va bene, questo va bene, questo va bene. Finto segnale, non possiamo ancora costruirlo. Medikit non mi interessa. Potremmo prendere una seconda flashbang. Vabbè, ma per adesso restiamo così. Però forse sto pensando che al posto di un sergente porterei Mugnoz, che deve crescere. Così Yattatsu mi resta, non si stanca, in attesa poi di giocare la prossima missione in coppia con il fratello Davide, con cui forma il legame tattico. Facciamo così. Questo fucile lo passeremo ovviamente a Mugnoz. Beh, la squadra della prospe con cui affronteremo questa missione, il giorno non è passato e non passerà. Allora a questo punto io direi di fermarci qui, salvare e chiudere quindi questo video, e rivederci al prossimo episodio. Ciao a tutti.